Nuova tappa nel cammino dello Stintino che nel 15° turno del campionato di eccellenza regionale fa visita al Monastir Cosmotoli. Il Monastir puntava veramente tanto, il Monastir porta Laicoli, il cross al centro, il colpo di testa da parte di Chessa, ma era in posizione di offside il giocatore del Monastir Cosmotoli. Monastir, andiamo a seguire questa azione con Fabio Cocco che può lanciare in verticale su Elle, il pallone sul sinistro, il cross verso il centro, interessante, si coordina Melis, il pallone che incoccia sul 7, poi termina fuori. Gruppi difensori, arriva il pallone calciato col mancino, il colpo di testa e il gol, il Monastir è in vantaggio al 33° del primo tempo, corner da sinistra. Irrompe con la testa Giacomo Chessa, dietro per Gadau, si fa vedere, riceve Gianni, può avanzare, palla al piede, Del Rio mette giù con il petto, attenzione a Del Rio, il gol dello Stintino, pareggia lo Stintino e che gol da parte di Del Rio, come un giocoliere, ha messo giù il pallone con il petto. Rimessa con le mani per il Monastir, Muzzu mette fuori di testa Cardone. Ancora Muzzu con questo pallone a giro raccolto da Secchi. Rimessa con le mani già eseguita dal Monastir. Anedda all'indietro per Falchi. Falchi subito attaccato da Carboni per vie centrali. Poi Lai dentro bene per Anedda. Attenzione ad Anedda, il cross prova Melis. Guarda verso la porta, il fischio arbitrale, tutto pronto per la battuta. Va Emiliano Melis, il tiro a giro e il gol del Monastir. Beffato Secchi che aveva toccato il pallone ma non abbastanza per riuscire a respingerlo a 4 minuti. Ora avanza, palla al piede, Cardone e in area Cardone, il cross verso il centro, colpo di testa, il gol dello Stintino. Pareggio dello Stintino al 47°, all'ultimo respiro ci ha messo lo zampino anche oggi Lamin Ducar. Il signor Scifo di Nuoro decide che può bastare così, pari avvincente tra Monastir Cosmoto e Stintino.